Bella a tutti ragazzi, io sono Firex. Oggi ragazzi parleremo della teoria per cui è possibile che ci sia l'inizio di un nuovo capitolo, cioè il terzo, al posto che la nuova stagione 6. Prima di partire ringrazio Callari per avermi passato questa teoria. Vi lascio anche il suo link in descrizione se volete andare a curiosare anche il suo video dove parla di questa nuova teoria. Partiamo subito del parlare della durata del vecchio capitolo. Il vecchio capitolo durò all'incirca 24 mesi, diviso in 10 stagioni. Invece questo capitolo, cioè il secondo, durerà alla fine di questa stagione, cioè la 5, all'incirca 16 mesi. Se noi aggiungiamo altre 5 stagioni a queste 5 stagioni passate, questo capitolo attuale, cioè il secondo, durerebbe addirittura 3 anni, che sarebbe una cosa impossibile date le meccaniche di gioco, le armi e la mappa, per cui diventerebbe molto noioso e molti giocatori abbandonerebbero il gioco di Fortnite. Per cui ragazzi, è possibile che ci sia o un'ultima season, cioè la sesta di questo capitolo, o addirittura che finisca dopo questa stagione 5. Ragazzi, un'altra motivazione per cui ci potrebbe essere appunto questo nuovo capitolo alla fine di questa stagione è anche perché tutte le season si assomigliano. La prima del primo capitolo e la prima del secondo capitolo sono quasi identiche. Uguale riguardante la quarta del primo capitolo e la quarta del secondo capitolo, che appunto tutte e due parlano dei supereroi. In una, dei supereroi inventati da Fortnite, e dell'altra la collaborazione con la Marvel che tutti conoscete, cioè la scorsa season. Uguale la 5, perché la 5, la season 5 del capitolo 1 parlava di uno scontro tra tanti mondi. Per esempio, nella season 5 del capitolo 1 c'era lo scontro tra il mondo reale e il mondo di Fortnite. Invece questa season vediamo uno scontro tra la mappa vecchia e la mappa nuova, ovviamente con l'unirsi di due città molto particolari tipo Borgo Bislacco e Pinnacoli Pendenti, che era stata già levata in precedenza. E seguendo questa teoria, molto probabilmente la prossima stagione, cioè la 6, sarà tema dark, cioè Halloween. Nella season 6 del capitolo 1 c'è stato il cubo di Lil Kevin. Questa season appunto era tema Halloween e appunto era iniziata ad ottobre, per cui era giusto anche il periodo. Invece se ci fosse una season dark a marzo sarebbe praticamente improbabile, però questo potrebbe anche modificarsi, perché appunto ragazzi non è detta questa teoria. Molto probabilmente la prossima season, o anche questa, sarà la ultima di questo capitolo, ma anche se ce ne fosse un'altra, cioè la sesta, potrebbe essere modificata e non essere uguale alla stagione 6 del capitolo 1. Ma la motivazione maggiore di questa teoria è anche per il loop temporale in cui è intrappolato l'agente Jonesy. L'agente Jonesy, quando si buttò nella mappa, era tutto ben vestito, ben composto. Ma guardiamolo già dopo 2 settimane, quando va a salvare i cacciatori di taglie di The Walking Dead. È già tutto distrutto, senza praticamente le maniche, e la camicia è tutta scollata. Guardiamolo già dopo 1 mese, quando va a salvare Terminator, tutto sporco, senza maniche e con la camicia legata alla spalla. Questo sta a significare cosa, ragazzi? Che tutte le skin default, come vedete a schermo, hanno questa particolarità di avere la camicia attaccata alla spalla. Per cui eccolo qua il loop. Quando l'agente Jonesy, come vedete nel video, si butta dentro alla mappa di Fortnite, ha creato un loop temporale che passa da agente Jonesy, poi diventa la skin default di Fortnite e infine diventa l'agente Bunker, cioè l'agente Bunker, o come lo volete chiamare voi, il barbone di Fortnite. Appunto ragazzi, all'inizio di questa stagione, cioè della stagione 5, è stato aggiunto un NPC dell'agente Bunker, cioè il barbone, olografico, che se appunto ci avvicinavamo a questo NPC ci diceva: sono intrappolato in un loop, non riesco ad uscirne. Ragazzi, molto probabilmente se questo agente Bunker riuscisse a uscire da questo loop, distruggerebbe la mappa di Fortnite, causando tanti danni al punto zero, per cui distruggerebbe un'altra volta il punto zero e distruggerebbe con sé tutta la mappa. Però se l'agente Jonesy riuscisse a fermare l'agente Bunker non provocando questa esplosione del punto zero, molto probabilmente si riuscirebbe ancora per poche stagioni a restare in questo capitolo. Per cui ragazzi, io non so cosa pensarne. Secondo me la fine di questa stagione determinerà un nuovo capitolo.
titolo. Però può essere anche possibile che ci sia una nuova stagione 6. Ma molto probabilmente, anche essendo ancora di questo capitolo, sarà l'ultima di appunto questo capitolo 2. E concluderà appunto la saga del capitolo 2 solo in 6 stagioni. Ragazzi, prima di salutarvi, vorrevo raccontarvi di questa nuova news. Che appunto ci sarà il ritorno di Approdo Avventurato. C'è una città cinese aggiunta circa 2 anni fa, appunto per l'evento del Capodanno cinese. Come sapete tutti, dal 12 febbraio al 26 febbraio vediamo il Capodanno lunare, che appunto farà ritornare questa vecchia città e la unirà ad un'altra città. Come vedete, in questa season ci sono tante unioni appunto della mappa. Vediamo Borgo Bislacco e Pinacoli Pendenti, appunto vediamo questa unione. Ci sarà l'unione tra Approdo Avventurato e Brughiere Brumose, per cui diventerà una città unica. Come sapete, se noi ci avviciniamo al Condor, cioè l'agente NPC di Brughiere Brumose, ci dice che lui è appartenente a una vecchia città cinese, per cui molto probabilmente verrà riaggiunta Approdo Avventurato in questo breve periodo di tempo, dal 12 febbraio al 26, per cui io la rivedremo tra una settimana o già uscirà questa settimana. Ragazzi, ditemi nei commenti cosa ne pensate, se per voi uscirà un nuovo capitolo, cioè il terzo, o la nuova stagione 6. Ragazzi, da Firex è tutto, per cui bella raga!